Amen. Ok, vogliamo cominciare appena si visualizza l'immagine. Ok. Sì, si vede. Questo lo mettiamo così. Perfetto. Benissimo. Ok, bene, sì, si sente. Bene, cari amici, eccoci nuovamente giunti a un nuovo video. Chi vi parla è sempre Alessio Evangelisti, felice di tornare nuovamente con voi. E in questo nuovo video, intitolato appunto La Chiesa giudicata, punto di domanda, giudizio pretrono bianco, rispondo al fratello Giuseppe Longo. Benissimo, allora, caro fratello Giuseppe Longo, Dio ti benedica, fammi mettere la Bibbia. Ok, vogliamo continuare, diciamo, questa serie di video dove io e il caro fratello Giuseppe Longo ci stiamo confrontando. Questo è molto buono, questo è molto bello, che i fratelli, sottolineo il termine fratelli, io non mi confronto con tutti, e mo' io adesso non voglio entrare in questo, ma non mi confronto con tutti, e anche nella fratellanza non mi confronto con tutti, c'è chi lo fa e fa bene, io no. E quindi io mi confronto con il fratello Giuseppe, perché intanto è un fratello, potrei anche confrontarmi con gente che, diciamo, non sono fratelli, ma non di certo con l'ultimo ino arrivato, no, perché io sia qualche cosa, ma se vai appresso a ogni mosca che passa, le mosche sono miliardi, non ce la faresti, insomma. E poi di gente che non ha molto cervello in giro ce n'è tanta, la parola di Dio proprio ci ordina di non fare questo. Questo per quanto riguarda il mondo non cristiano. Sostanzialmente io evito questo. Più che altro faccio opera di denuncia e quant'altro. Mentre invece nella fratellanza pure non è che mo chiunque voglia confrontarsi con me o chi che sia, uno prende e va. No, 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 no. Io ho, diciamo, scelto il fratello Giuseppe Longo un po' per caso, mi ci sono trovato. È un fratello che amo nell'amore del Signore, lo stimo, gloria a Dio, lo saluto, saluto anche sua moglie, gloria a Dio, la sorella Daniela. Questi confronti sono molto importantissimi, di vitale importanza, non pochi non stanno comprendendo questo, ma non gliene posso fare un torto, magari sono io chi sta in torto. Invece confrontarsi insegna tante cose. Insegna che i fratelli possono benissimo confrontarsi e mostrare come due fratelli, nonostante ci siano delle fortissime divergenze, perché non pensate che questo tema non sia una fortissima divergenza. Alcuni dicono, ma questo argomento prescinde dalla salvezza. Io rispondo, ni, non è proprio così. Dipende, perché è un argomento, purtroppo per alcuni, che si tocca il fondamento, sì. Quello che fa la differenza, però, ovviamente non è da paragonarsi a negare la Trinità, ovviamente, e non è da paragonarsi neanche a proprio negare il rapimento della Chiesa, perché se uno nega il rapimento della Chiesa, io proprio non ci perdo tempo, non ci parlo. O lo ignoro o lo denuncio, quindi non è da paragonarsi così, ovviamente, ma è un tema delicatissimo per tantissimi aspetti, perché poi io ho notato questo tema, come tanti altri temi, tipo la predestinazione, chi intoppa in questi temi poi comincia
come dice il Salmo, un abisso ne chiama un altro, poi inizia a dire ora una cosa, ora un'altra, e aggiungere anche alcuni piccoli, altri non piccoli, errori dottrinali. Quindi è di vitale importanza. Quello che differenzia, diciamo, la persona, diciamo, la situazione, ovvero che, quando ho detto, implica, va a toccare la salvezza della persona, dipende da persona a persona. Devi sempre valutare la persona che porta questa dottrina qua, perché oggi non è il caso del fratello Giuseppe. Il fratello Giuseppe è un caro fratello. Noi pensiamo che lui sbaglia, lui pensa che noi sbagliamo, ma gloria a Dio, ci vogliamo bene. Però ci sono tanti che predicano il rapimento post-tribolazione e sono dei veri e propri empi. Dei veri e propri empi, ma non è il caso del fratello Giuseppe. Dipende, quindi dipende dalla persona, dipende. Quindi devi sempre vedere la persona, questo è molto importante. Una dottrina può essere molto pericolosa, no, non è adesso questo, perché una dottrina di demoni getterebbe la persona, se uno si mette, no, a seguire la dottrina della macumba, dice adesso estremizzo, se tu ti metti a seguire la dottrina della macumba, la dottrina del satanismo, la dottrina della massoneria, non mi venire a dire che ti salvi l'anima. Quindi la dottrina è importante. Alcuni dicono quello che conta non è ciò che è scritto. Benissimo, come fai a stabilirlo? No, perché è scritto, è scritto nella Bibbia, gli apostoli hanno fatto questo, come fai a sapere quello che hanno fatto gli apostoli? Perché sta scritto. Quindi vedete, alla fine, la dottrina è il fondamento di tutto. Noi dobbiamo operare, benissimo, dove sta scritto che dobbiamo operare? Nella Bibbia, torniamo a ciò che è scritto. Quindi la dottrina è un qualcosa di fondamentale. Togli la dottrina, hai distrutto, tra virgolette, il cristianesimo. Quindi questo è molto importante. Benissimo. Quindi fare questi video serve a molto, anche perché così i fratelli vedono come si rapportano due fratelli. Poi il fratello Giuseppe Longo nell'ultimo video che ha fatto mi ha aperto la mente, mi ha detto i testimoni di Geova stanno in finestra e guardano, perché loro non sono abituati che due fratelli o due persone con idee contrastanti possano dialogare. Per loro non c'è questo. Quindi a maggior motivo esponiamoci affinché i testimoni di Geova, che addirittura sono capaci di buttare fuori di casa un figlio, una figlia, un genitore, cose abominevoli, l'ostracismo, no, questo non è l'amore di Dio. Un figlio non si rinnega mai, non si rinnega mai. Anche se un figlio fa cose gravissime che merita di andare in carcere, giusto che vada in carcere e paghi, ma il genitore deve andare in carcere a trovare suo figlio. È sempre figlio, è sempre figlio. Come fate a buttare fuori di casa un figlio, una madre, un padre? Ma chi siete? Umanamente parlando, biblicamente parlando, vabbè, lasciamo stare, non è questo l'argomento. Seguite il canale del fratello Giuseppe Longo, che tratta queste cose molto bene. Ho condiviso diversi video suoi, perché reputo il fratello Longo che lui gestisca uno dei migliori canali di confutazione di dottrine gioviste in Italia. È uno dei migliori, ce ne sono anche altri, senza offendere nessuno, quindi seguitelo. Quindi tutto questo è molto importante. Poi è giusto pure che i fratelli possano sentire le due campane. Perché devi sentire una sola campana? Perché devi sentire solo, e questo lo dico a me, devi sentire solo Alessio Evangelisti? È giusto che tu senta anche degli altri cari fratelli, tipo Giuseppe Longo. Viceversa, perché devi sentire solo Giuseppe Longo? Senti anche me. Poi io, quando faccio questo genere di video, sono molto, cerco di essere corretto, apro i commenti. Ho caricato un video completo del fratello Longo dove mi andava a confutare nell'amore del Signore.
Dov'è che sto sbagliando? Perché tutte queste accuse nei miei confronti? State sempre a puntarmi il dito contro. Ma voi pensate che mi spostate emotivamente? No, mi conoscete. Non mi conoscete, ma no perché io sono forte, perché so in chi ho creduto. Non mi spostate, io vado avanti per la strada che reputo sia biblica. No, non è sbagliato quello che io sto facendo, assolutamente. Se fosse sbagliato cesserei. All'estero si usa fare dei dibattiti nell'amore del Signore, con tutti. Quando è possibile, non sempre, quando te va, non sei obbligato, non è una regola. Non è che io uno dice faccio il dibattito perché sono obbligato. Obbligo non ce n'è, ma se vuoi farlo, si può fare. Così come si può denunciare, così si possono fare tante cose. Così vedete anche come parlo io quando mi rivolgo a una capra, a un'apostata, i toni che uso, i termini che utilizzo, e la differenza quando invece faccio un video nei confronti di un fratello, anche se non la pensa come noi, ma uso altri termini e ho un altro sentimento. Benedetto il nome del Signore. Bene, quindi siete tutti benvenuti. Tutti quelli che non siete d'accordo, i commenti sono aperti, anche perché siete cristiani, non penso che veniate qui a dirmi le parolacce. O come qualcuno ha fatto da qualche parte, che si mettono a dire su di me o su di noi, loro sono così perché hanno letto dei libri. Ma che state dicendo? Ma tu mi conosci, sai se io ho letto, so questo perché ho letto dei libri? Non lo sai, potrebbe essere, potrebbe non essere, ma perché vai a dire, a accusare in modo tassativo la vita privata di una persona? Che ne sai tu di me? A me mi avete detto di tutto, che c'ho le lauree in teologia, che c'ho tutte le scuole bibliche del mondo, che c'ho di tutto, e io e voi non ci siamo mai andati a prendere un caffè. Ma non vi vergognate. E poi andate a prendere... Adesso, fratello Longo, non ce l'ho con te. Prima di entrare nella privacy di un fratello, ecco perché io ci sto molto attento alla privacy, ma non vi vergognate di andare a dire certe cose. Ma lasciamo stare. Va bene. Tutto quello che diremo, che faremo, che leggeremo, lo diremo, lo faremo, lo leggeremo, sempre nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Metterò sotto in descrizione il link dove io in parte vado a rispondere al fratello Giuseppe, in maniera tale che se dico qualcosa di sbagliato, me lo possiate, ovvero se metto in bocca delle parole al fratello Giuseppe, mi possiate dire guarda che non è così. Ok, così io poi chiederò scusa. Bene, poi, come già detto, intanto ti voglio dire che tu hai lasciato un commento, fratello Giuseppe, dove hai detto che io non ho letto il libro di Vitorino. E questo è falso, fratello. Hai detto una cosa che non corrisponde al vero. Io lo devo dire pubblicamente perché mi hai attribuito una cosa, diciamo, per errore, però bisogna dire la verità. Io ho letto il libro di Vittorino. Non era un commento fatto da qualcuno, c'era solo la prefazione, quindi dobbiamo dire la verità, fratello. Bene. E poi, quando io te l'ho fatto presente, tu hai detto sì, ma... Tanto si può dire tutto e tutto al contrario. Sì, quello è un altro discorso, però tu non puoi mettermi a me azioni non mie. Quindi io anche posso sbagliare, però ecco, prestiamo attenzione a non mettere in bocca parole al fratello che non ha detto o azioni che non ha compiuto. Ecco perché io metto il link. Se ti dovessi dire... mettere in bocca a te parole che tu non hai detto, fatemelo presente che la prossima volta rettifico e chiedo scusa, perché sono cose pubbliche che non si possono fare. Quindi in parte risponderò a delle cose che tu hai detto, in altra parte non risponderò perché questo video sarà abbastanza lungo, seguiranno altri video, ci continueremo a confrontare fino alla fine, quanto durerà. Una settimana, un mese, sei mesi, sette mesi, quello che è non ha importanza. Poi quando finirà il tutto, gloria a Dio, si ritorna. È bene che ci sia, insomma, questo confronto. Allora, tu hai detto
delle parole molto importanti. Allora, tu hai detto, sono temi particolari e difficili, appunto questi che andremo a trattare qua. Nello specifico, appunto, far passare la Chiesa per la grande tribolazione, ovvero il contrario. Tu dici, sono temi particolari, sono temi difficili. E io ti rispondo, fratello Giuseppe, non potevi dire una cosa più saggia, più consona. Questo qui è un tema particolare, perché per quanto riguarda il fatto che la Chiesa sarà rapita, non è un tema particolare, è un tema semplice, si sa, punto e basta, sta scritto. Quello che invece è difficile è collocare il rapimento della Chiesa. Questo sì, è difficile. Poi dici, nessuno può dire al 100% è così. Nessuno può dire al 100% è così. Ok, questo è quello che tu pensi. Non è quello che io penso, rispetto a quello che tu dici. Ora però, se una persona viene da me e mi dice, c'è il video dove lui ha detto queste cose, eh? Se uno viene da me e mi dice, nessuno può fare questa cosa, e poi lui la fa, è incoerente. Oppure qualcos'altro. Poi dici, certo, persino gli apostoli sbagliarono, e porti un esempio. Sì, troppi esempi se ne potrebbero fare. Per esempio, la storia dei gentili. No? Loro si sbagliavano sui gentili perché pensavano che la grazia non fosse per i gentili, invece era come per i gentili. Vedi Pietro, quando andò da Cornelio, che è nel capitolo 10 di Fatti, mi pare, non mi ricordo, comunque là intorno. Bene, poi, quindi se nessuno può dire una cosa al 100%, questo vale per tutte e due, dovrebbe valere per tutte e due. Io infatti non dico questo, io sono convinto che per quanto riguarda le dottrine del fondamento sono sì e amen. Io non ho dubbi sulle dottrine fondamentali. Trinità, inferno, grazia, peccato di tutti gli uomini, giudizio finale, lago di fuoco, la deità di Cristo, la vera umanità di Cristo, il rapimento della Chiesa. Benissimo. Io non ho dubbi sul fatto che la Chiesa non passerà per il rapimento, la grande tribolazione. Bene. Quindi resta salda la mia posizione che non riesco a vedere quello che tu dai per certo. Infatti, come già detto, tu prima dici che nessuno può dire al 100% è così. L'errore ci può stare. Persino gli apostoli sbagliarono, ma poi tu al minuto 15 del tuo video, minuto 15 e 28 secondo, dici ne sono sicuro, ne sono certo, e poi nel minuto 18:07 dici nella maniera più assoluta la Chiesa attraverserà la grande tribolazione. Quindi per te è tassativo, quindi quando tu dici nessuno può dire al 100% è così, ci può stare l'errore, nessuno può dire al 100% è così, però tu dici è così. Allora, no, sei incoerente, allora di tu stai nell'errore, basta, come faccio io con te, con amore però. In questa cosa tu stai nell'errore e si può dire al 100% è così. Quindi ci sono diverse cose che non vanno, quindi se una persona fa errori di questo genere, poi... Come dire, questo già ti dovrebbe far riflettere anche su dell'altro. E d'altronde, fratello, se tu dici, fai un discorso, io lo vado a analizzare. D'altronde io non faccio altro che analizzare le tue parole, quindi spero tu non ti offenda perché sono parole tue. Io non voglio offendere nessuno, ma se io dico una cosa che non sta né in cielo né in terra e tu me lo fai notare, nel video dico, fratello, io ho detto questa cosa, effettivamente, ho detto una cosa che non sta né in cielo né in terra, abbiate pazienza, sono uomo, sbaglio, io la prenderei così, me la prenderei con me, non con il fratello, quindi spero che tu non possa prendertela con me per questo. Se ho sbagliato,
nell'esporre quanto appunto sto rappresentando, fammelo presente. Fratello, se io ho commesso o commetterò degli errori contro di te, fammeli presente. Io ti chiedo scusa poi, se veramente ci sono. Poi dici che non bisogna contendere, la metti un po' sul generico, ma infatti, amen. Rispondere a un video, anche a 100 video, perché è diritto di tutti farlo. Nell'amore del Signore, farlo pubblicamente è un diritto, non è contendere, non sto dicendo che tu alludi a questo, però sto rappresentando un po' la situazione e quindi faccio il tutto pubblicamente per i motivi già espressi. È bene che i fratelli abbiano tutte e due le campane, perché come già detto, un conto che c'hai un sacco davanti, il pugile che c'ha un sacco davanti e fa il sacco, è un campione. Poi bisogna vedere quando sale sul ring con un altro di pari livello. E questo lo dico per me, perché io qui mi sto mettendo in gioco, no? Perché io parlo sempre da solo, però un conto poi che mi metto in gioco con un altro che conosce la Bibbia, gloria a Dio, anche meglio di me, e mi metto in gioco, insomma, non ho nessun problema, non è la gara chissà di più, non è questo, qui non ci so questo tipo di gare, noi siamo veri cristiani, ora l'ho messa così. Bene, quindi, tu dici, non ho trovato il rapimento segreto nelle scritture. Allora, io sono arrivato a diventare anziano nella fede quando a un certo punto sentivo tutti quanti, alcuni che parlavano, no, il rapimento segreto. Ti premetto che io è da bambino mai sentito sto rapimento segreto, sono stato pure all'estero, è perché il rapimento segreto, e sentivo diversi che nel web parlavano di questo rapimento segreto, lì per lì non ci ho fatto caso, però poi dopo incappavo sempre via più in questi argomenti, temi, discorsi, a che anni fa gli chiesi a uno di questi, che non ricordo chi fosse, io nella mia ignoranza, scusa, ma giusto per curiosità, non è che ero tanto interessato, ma che è sto rapimento segreto? Ah, il rapimento segreto? Te lo dico io che cos'è. Il rapimento segreto è quella dottrina che alcuni ciarlatani vorrebbero che la Chiesa sia rapita prima della grande tribolazione. Quello è il rapimento segreto. A che mi sono reso conto che ero io. Cioè, ma tu te rendi conto? Io dovevo arrivare a essere anziano nella vita per capire che quello che noi crediamo viene chiamato rapimento segreto. Non lo sapevo. Beh, sì, perché lo si farà in maniera che nessuno vedrà. Mentre invece quando ci sarà il rapimento tutti lo vedranno. Ah, io dico, certo che ce ne vuole di fantasia per dire queste cose. Allora, non si chiama rapimento segreto, si chiama rapimento della Chiesa, che poi alcuni vogliano infangarci e utilizzare dei termini subdolamente, come hanno provato a fare, no? Con il rapimento nella storia. No, ma resta nella Bibbia. Tessalonicesi, prima Tessalonicesi parla chiaro. Saremo rapiti. Qualcuno dice non c'è il termine rapimento, ma che stai dicendo? Arpazo. Ma come non c'è il termine rapimento? In greco arpazo, portare via furtivamente, in un batter d'occhio. Allora, facciamo finta che il rapimento, scusate, il video durerà molto, mi prenderò il mio tempo, mi dispiace, non posso fare altrimenti. Chi è veramente interessato si metterà seduto, se lo vedrà con calma, in due tranche, in tre tranche, io ho bisogno di tempo. Allora, come quando vai a scuola, non è che dura 5 minuti la lezione. Allora, ti faccio ragionare. Per un attimo voglio fare il vostro gioco. Voglio far finta, no? Che il rapimento della Chiesa si concretizzerà nel momento in cui Cristo torna. Benissimo. Anche qualora fosse così, una fase, anche se attaccate,
Una fase è il rapimento della Chiesa, un'altra fase è il ritorno di Cristo. Sono due cose completamente diverse, anche se attaccate. Ora, quando ci sarà il rapimento della Chiesa, che facciamo finta si concretizzerà alla fine, quando il Signore torna, dobbiamo tenere in considerazione che il rapimento è il rapimento della Chiesa, quindi dei credenti. Ora, questi credenti non è che stanno tutti in un solo punto della terra, no, si trovano sparpagliati in tutta la terra, perché se dici il contrario veramente chiudo e poi dopo no, basta, perché poi a un certo punto poi, qua, no, mo adesso non ce l'ho con te, ma in generale se uno dice il contrario proprio veramente me vado a mangiare un gelato, te lo dico a romana, scusate. Allora, il rapimento della Chiesa si concretizzerà nei confronti della Chiesa che si troverà sparpagliata nella terra. Quindi ci sarà, che ne so, qualcuno al polo nord, faccio una battuta, qualcuno al polo sud, uno a est, uno a ovest, uno in Africa, uno in Colombia, uno in Argentina che sta nel sud del Sud America, uno nel Canada, uno in Israele, uno in Arabia, uno in Russia, uno in Australia. Insomma, ci sarà tutta questa Chiesa sparpagliata nel mondo. Rifletti, fratello Giuseppe, voi che volete dire cose veramente, che vi reputate, io ve lo dico con l'amore, però io dimostratemi che è razionale. Ecco, dimostratemi che quello che voi dite è razionale. Me lo dovete però dimostrare. Come io vi sto dimostrando che non lo considero razionale. Allora, quindi se la Chiesa è sparsa nel mondo e ci dice Prima Corinti, capitolo 15 dal 50 in poi, dal verso 50 in poi, che tutto questo, spero che almeno questo ci crediate, tutto questo si concretizzerà in un batter d'occhio. Quant'è un batter d'occhio? Così, tac. In un batter d'occhio è già avvenuto il rapimento della Chiesa. Ecco. Ora, se io, Alessio Evangelisti, sto nel mio bagno e mi sto a fare la barba e Rossi sta nel suo letto a mezzanotte, all'una, e due, tre di notte sta a dormire e magari io in un modo, lui in un altro, veniamo rapiti, in un batter d'occhio ci andiamo a trovare su nel cielo. Ora, se io invece sto davanti a un'altra persona, quella persona mi vedrà sparire. Ma non è che mi vede salire su nel cielo, perché tutto in un batter d'occhio mi vedono sparire se sto davanti a qualcuno. Se sto rinchiuso dentro al bagno, nessuno mi vede sparire. Quindi ci saranno milioni di persone che spariranno senza che nessuno li veda. Altri si troveranno davanti, altre persone li vedranno sparire in un batter d'occhio. Dove andremo? Nel cielo. Ma nel cielo dove? Se io sto in Italia, dove vado nel cielo? Sopra l'Italia? E chi sta in America va su nel cielo dove? Sopra il cielo americano? E Cristo, ovunque tutti stanno lì, cioè andremo in un determinato punto, il tutto in un batter d'occhio. Mi dite il mondo come fa a vedere questo? Me lo fate capire? Mi dimostrate che quello che io sto dicendo sarebbe irrazionale e quello che voi dite sarebbe razionale? Poi tornerà Cristo. Quella è un'altra cosa. Istantaneamente, lì lo vedrà tutto il mondo. È la seconda fase. Quindi dire il rapimento segreto... Volete infierire su di noi? Io la vedo, la prendo male, sinceramente la prendo male, perché vedo una persona che vuol far del male a suo fratello. Non vedo l'amore di Dio in questo. È quello che penso. Non ce l'ho con te, fratello Longo. È quello che penso. E lo dico. È sbagliato? Io sbaglio come tutti quanti, è quello che penso. Bene, poi dici, io non seguo nessuno e non sono cose che ho appreso dagli uomini o da libri. Mi sono proposto di non seguire uomini. Allora, fratello Longo, ascolta,
tu ti trovi in un ruolo di responsabilità. Perché? Qualsiasi persona si mette a insegnare Bibbia, come stai facendo tu e come sto facendo io, qualsiasi persona si mette a insegnare Bibbia, si mette in un ruolo di responsabilità. Ed è giusto, è giusto. Quindi, lanciare certi messaggi, dobbiamo stare attenti. Te lo spiego. Allora, la parola di Dio dice: guai a chi confida nell'uomo, e che dobbiamo ascoltare solo il Signore. Okay. Da qui poi a dire che non dobbiamo ascoltare nessuno, e poi magari io mi metto a fare video, dico no, io non ascolto nessuno, e poi io faccio video, ah sì, però tu vuoi che gli altri ascoltino te. Già qui c'è un qualcosa di strano. Quindi la parola di Dio comincia, il Vangelo di Gesù Cristo comincia: andate per tutto il mondo e annunciate questo Vangelo. Quindi chi avrà creduto, quindi chi vi avrà ascoltato, e dopo avervi ascoltato avrà creduto a quello che voi annunciate, se è biblico, essa e avrà provveduto, cioè avrà concretizzato il metterlo in pratica, sarà salvato. Matteo 28, 19 e 20. Chi non avrà creduto, chi non vi avrà ascoltato, non sarà salvato. Quindi noi, fratello Giuseppe, dobbiamo stare attenti, secondo me, a lanciare certi messaggi. Ah, io non ascolto nessuno. Io non ascolto nessuno. Io non posso dire io non ascolto nessuno. Perché il Dio parla anche attraverso uomini, anche attraverso angeli, per dire. Efesi 4, 11. Ma non ci sono solo i cinque ministeri. Il Dio ti può parlare anche attraverso un qualsiasi fratello e dirti un qualche cosa. Ti può parlare attraverso un sogno. Ovviamente il Signore parla solo, unicamente e tassativamente attraverso la sua parola. Amen, gloria a Dio. Amen. Io non ho letto libri, dici. E vabbè, non è che noi traiamo queste cose dai libri. Però poi dopo tu dici, ah, il rapimento segreto. E allora se tu non leggi i libri o non ascolti nessuno, da dove l'hai tirata fuori la frase il rapimento segreto? È tua? L'hai sentita? L'hai presa? L'hai sbandierata? Io ragiono perché non da te, però poi quando mi sento che gli altri vogliono infierire dei colpi, come dire, farti del male, e ce ne sono non è il tuo caso, ma ce ne sono tanti che vogliono fare questo. Lasciamo stare, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi facciamo attenzione, ok? Io non ho mai ascoltato l'uomo, sì, ok, ma l'ho ascoltato l'uomo, perché io ce l'ho avuto un pastore, anzi vi invito a vedere i suoi video, un uomo di Dio, vero? Ovviamente solo Dio è perfetto, grazie per avermelo insegnato. Si chiama Ezio Evangelisti. Io vi invito, soprattutto i giovani nella fede, a andare a vedere i suoi video. Ora sta alla presenza del Signore. Un vero uomo di Dio, di quelli antichi, che non ci sono più, ce ne sono, grazie a Dio, anche molto più grandi, no, non possiamo dire questo, però, specialmente in Italia, non è che ce ne siano tantissimi, gloria a Dio. Bene, questo ce lo dice anche la parola di Dio. E qui non voglio fare riferimento a me, a chi che sia, proprio alla situazione, perché la parola di Dio è piena di questo. Cioè io non posso dire io non ascolto nessuno e poi mi metto a fare video. Allora non facciamo video, non siamo coerenti. La parola di Dio è piena di uomini che hanno portato la parola di Dio. Noi dobbiamo ascoltare, sì, solo il Signore, basarci solo sulla parola di Dio. E quando qualcuno ti porta un messaggio, giudicare se è da parte di Dio. Se è da parte di Dio. Perché noi impariamo molto direttamente da Dio, senza passare attraverso nessun uomo. Ma quante cose le impariamo da Dio, ma Dio si usa di persone. Tante persone... Allora, ti faccio un esempio. Mi sono trovato con anziani di una testimonianza ottima, veri figli di Dio, ma che per ragionare così, come ragioni tu, che non hanno veramente mai ascoltato nessuno, manca il pastore, pure di sana dottrina.
Ah, io non ho mai ascoltato nessuno. Leggo la Bibbia, leggono la Bibbia chi molto, chi poco, e basta, e fanno quello che è, va benissimo. Però poi un giorno, parlando del più e del meno, me ne esco fuori con una frase, no, perché Gog e Magog, ora che sarebbe questo Gog e Magog? Io sono nata in questa fede, ho 50, 60, 70 anni, mai sentito in vita mia una cosa del genere. Ecco, bravo. Come non hai mai ascoltato nessuno che ti insegnasse Gog e Magog, non sai manco che in Ezechiele 38 parla di Gog e Magog. Non è vero, prenda la Bibbia, non voglio sapere niente, vabbè, lasciamo stare. Quindi il Dio ci può insegnare, è proprio biblico che ci insegna delle cose anche attraverso persone, fratelli. Anche attraverso una sorella ti può insegnare qualcosa, e non sto sbandierando nessun ministero femminile. Ora, il fatto che un fratello possa essere utilizzato da Dio per insegnarti qualche cosa, resta sempre il Signore colui che ti insegna, perché il fratello può essere capace quanto te pare, se lo Spirito Santo non ti apre la mente, quello che ti dirà il fratello, da qui entra e da qui esce. Infatti, qui veniamo a noi. Se tu dici che la Chiesa passerà per la grande tribolazione e io dico il contrario, una cosa è certa, a uno di noi due lo Spirito Santo non gli ha parlato. E se tu dici a me la Chiesa passerà per la grande tribolazione e io dico a te la Chiesa non passerà per la grande tribolazione, uno di noi due sta parlando per bocca dello Spirito Santo. Rifletti a queste parole, mi metto in discussione anch'io. Non possiamo avere tutte e due la parola di Dio in bocca in questa situazione. Uno di noi due non ce l'ha e uno di noi due sta parlando per bocca del Signore dicendo le cose stanno così. Chi è? Tu pensi che sei tu, io penso che sono io, amici come prima. Dio ti benedica, chi sta in ascolto deciderà. Benissimo, andiamo avanti. Allora, tu dici sono delle ipotesi, in generale, però prima avevi detto nel minuto 15, nel minuto 18 che per te è così sì e amen. Per te sono delle ipotesi, che la Chiesa, tutto questo ragionamento, a parte insomma che sei caduto nel contraddittorio, per me non sono delle ipotesi, io lo dico. Beh, tu dici... In questo video parleremo sul giudizio di Dio, perché è importante, è molto importante. Allora, io ti ho mostrato riguardo i termini, no? Epifania, Apocalisse, gli altri termini, insomma, che Epifania, Apocalisse, Fanero, quello che è, mo non mi ricordo dove si mette l'accento, lo dovrei vedere sul testo originale, ma mo non me va, che questi termini si riferiscono a un unico evento. Io ti ho detto no, non si riferiscono a un unico evento, perché per esempio il giudizio di Dio si concretizzerà solamente alla fine, il giudizio del trono bianco, quando il Signore farà cessare il cielo, primo cielo e la terra, allora il mare restituirà i suoi morti, eccetera, 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 e ci sarà il giudizio di Dio. Quello è il giudizio di Dio, riportato altresì in Matteo 25. Tu dici no, è sbagliato pensare che quello sarà l'unico giudizio di Dio, perché ce ne sono degli altri. E io dico, come ce ne sono degli altri, fratello Giuseppe? E cominci a portare il giudizio della Chiesa, sito in Prima Pietro 4,17. Te lo vado a prendere. Prima Pietro 4,17, vediamo, sì. Allora, perciò che egli è il tempo che il giudizio cominci dalla casa di Dio. Ora, se cominci prima da noi, qual sarà la fine di coloro che non ubbidiscono all'Evangelo di Dio? Punto di domanda. Allora, caro fratello, qui stiamo
decontestualizzando il tutto. È come l'esempio che io ti ho portato, è scritto in due passaggi, mi pare almeno in due, correggetemi se sbaglio, in Fatti degli Apostoli, che chi si battezza nell'acqua, ok, viene purificato, viene lavato dai propri peccati, ma così non è, perché l'acqua battesimale non lava i peccati, quello che lava i peccati è il sangue di Cristo, e l'ho spiegato. Se tu prendi una, spero che almeno in questo siamo d'accordo, se tu prendi una frase e la decontestualizzi, tu a quella frase gli puoi far dire quello che ti pare. Infatti, non per nulla, l'Evangelo di Gesù Cristo, in Matteo capitolo 4, comincia con le tentazioni del Signore Gesù. E il Signore Gesù diceva, ma sta altresì scritto, perché mi prendi una frase? E in nome di questa frase mi vuoi far fare, far credere, far dire cose che la Bibbia non dice. Quindi, quando noi leggiamo, è il tempo che il giudizio cominci dalla casa di Dio, non significa che la Chiesa sarà giudicata. Certo, proprio così, non significa questo. Vogliamo vedere il contesto. Il giudizio, intanto, è solo uno, ed è quello del trono bianco, sito in Apocalisse alla fine. Vogliamo andare per ordine, ti ci faccio arrivare per ordine, sempre se lo vuoi accettare. Poi io, una volta che ho parlato, ho finito. Poi se tu ribatti, io posso anche ribattere, ovviamente. Se io vado in Giovanni, capitolo 3, verso 18, no, facciamo capitolo 5, va. Capitolo 5, verso 24. Ok, dice in verità, io vi dico, quindi, ma in verità, amen, amen, dice l'originale, è una cosa proprio, attenzione, chi ode le mie parole e crede a colui che mi ha mandato, quindi c'è anche un padre, vedete, antitrinitari, ha vita eterna e non viene in giudizio, ma perché? Te lo spiega, è passato dalla morte alla vita, quindi vive, se è vivo non può essere giudicato, non sarà giudicato. Quindi quando qui dice il giudizio cominci dalla casa di Dio, vediamo quello che intende. Vogliamo vederlo, adesso piano piano lo vedremo. Benedetto è il nome del Signore. Se io vado in Giovanni, no? E chiedo a Giovanni, perché la Chiesa non sarà giudicata? Perché non può essere la Chiesa di Gesù Cristo, il credente, perché non può essere giudicato? Te lo dice, per esempio, 3:18, Giovanni 3:18 dice, chi crede in lui non sarà condannato, ma chi non crede è già condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figliolo. Quindi chi crede in Cristo non è condannato. E quindi, non essendo condannato, non c'è condanna, non c'è giudizio, non c'è giudizio, assolutamente. Se io vado nel verso 36, dice, chi crede nel figliolo ha vita eterna. Chi non crede nel figliolo non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui e andrà a giudizio. Ma avendo la vita, chi crede nel figliolo ha la vita eterna, ha la vita eterna. Noi abbiamo già la vita eterna, tant'è che è scritto che lo Spirito Santo è la caparra della vita eterna. È la caparra. Ancora, Giovanni 5, verso 29, dice, allora, usciranno coloro che avranno fatto bene in risurrezione di vita, non in risurrezione di giudizio. In risurrezione di vita, ma coloro che avranno fatto male, sì, risusciteranno in risurrezione di condannazione. E quando ci sarà la risurrezione seconda? Perché ci sono due risurrezioni, poi dopo lo riprenderemo. La prima, che è composta, poi te lo dimostrerò ulteriormente. La seconda risurrezione è la risurrezione di quelli che hanno fatto male per andare in condannazione nel giudizio finale del grande trono bianco.
Poi c'è anche un passo nel verso numero 3, quando dice: allora, se io prendo però questa, la nuova riveduta, allora, chi crede in lui non è giudicato. Chi crede in lui non è giudicato. Questo è scritto in Giovanni 3 e l'originale, ti potrei prendere l'originale e te lo potrei far leggere. Chi crede in lui non è giudicato, invece chi non crede è già giudicato, ma non per questo. Vedi, in vita è giudicato, il Signore in questa vita già sta giudicando, ma il fatto che il Signore giudica in questa vita, sia la Chiesa, anche la Chiesa è scritto, sia il mondo, non significa questo che sta parlando dell'unico giudizio che ci sarà. Non significa questo. Assolutamente no. Bene. Dice Giovanni, verso 12.48, chi mi sprezza e non riceve le mie parole, a chi lo giudica già da oggi. La parola che io ho ragionata sarà quella che lo giudicherà nell'ultimo giorno, non prima. Quindi chi riceve le mie parole, a chi lo giudica, e già oggi il Signore sta giudicando, se è per questo, e ha sempre giudicato, poi vedremo come viene chiamato il Signore, la parola, quella che lo giudicherà, Cristo giudicherà, che è la parola, nell'ultimo giorno, il giudizio del trono bianco, nell'ultimo giorno. Quindi, quando Pietro 4, verso 17, dice: perciò che egli è il tempo che il giudicio cominci dalla casa di Dio, se comincia da noi, qual sarà la fine di coloro che non ubbidiscono all'Evangelo di Dio? Non intende affatto il giudicio universale del trono bianco sito in Apocalisse 20, verso 13. Bene. Ora, se io vado in Salmo, allora Salmo 9.4 dice che tu sei posto a sedere sopra il trono come giusto giudice. Dio è giudice e già da oggi il Signore giudica e sta giudicando. Geremia 11.20 dice: il Signore degli eserciti è giusto giudice, prova le reni, prova i cuori, e che io vegga la tua vendetta sopra di loro, perché io ti dichiaro la mia ragione. Quindi Dio giudica già da oggi. Come giudica? Provando le reni, provando il cuore, provando l'anima nostra. Ci prova per giudicare se noi siamo atti a fare questo, a non fare quest'altro, a ottenere un premio, a ottenere un ministerio, a ottenere la salvezza, perché la salvezza si ottiene per fede. Dio giudica già da oggi se tu credi in Lui o se semplicemente sei un bla bla bla. Dio giudica già dalla vita, ma non è tutto qua. Benedetto il santo nome del Signore. Bene. Tu dici: no, ma lui ha giudicato alcuni in Apocalisse e li ha fatti morire. Ma andiamo piano. Se io vado in Prima Corinti 11.32, dice: ora, essendo giudicati, siamo dal Signore corretti, a ciò che non siamo condannati col mondo. Dio è sempre giudice, ha sempre giudicato, giudicherà sempre.
Troveremo la parola Dio giudicherà, Dio giudicherà, Dio giudica, Dio ha giudicato, la troveremo in tutta la Bibbia. Ma non per questo ci sarà un giudizio pretrono bianco, come tu hai detto, caro fratello Giuseppe. No, e ancor meno che la Chiesa sarà giudicata. La Chiesa non sarà giudicata, non ci sarà giudizio per la Chiesa. Questo non toglie il fatto che noi siamo giudicati tutti i giorni. Apocalisse 19 dice: dopo queste cose io udii nel cielo una grande voce e di una grossa moltitudine che diceva: alleluia, la salute, la potenza, la gloria, l'onore appartengono al Signore il Dio nostro. Perché veraci e giusti sono i suoi giudici. Vedi, il Signore giudica, sì, giudica, ma qui non sta dicendo che, non sta parlando di Apocalisse 20:13. Il giudicio sarà solo uno, non ci saranno altri giudici. Quando io muoio, non vado assolutamente a essere giudicato da Dio, me ne vado all'inferno o me ne vado in paradiso. Poiché egli ha fatto giudicio della grande meretrice, così come ancora, e quindi che ha corrotta la terra dalla sua fornicazione e l'ha vendicata nel sangue dei suoi servitori, ridomandando dalla mano d'essa, eccetera, 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 e poi la getterà dove? Nella perdizione eterna. E quindi praticamente va a morire. Ma questo, se è per questo, allora... perché poi tu prendi, dovremmo leggere tutto quanto, no? E dalla bocca d'esso usciva una spada a due tagli acuta per percuotere le genti, sì, le reggerà con una verga di ferro, eccetera, eccetera, per l'indignazione. E vedi, qui c'è un giudicio. Certo che c'è un giudicio, ma Dio ha sempre giudicato tutto. Ma qui non parla del giudicio del trono bianco, che sarà unico. Prima non ci sarà un giudicio. Infatti, se tu leggi Prima Corinti 11:30, è scritto che molti oggi muoiono, perché qui dice dormono, ma se tu prendi questo, vabbè, dice sempre, parecchi muoiono, perché? Perché sono giudicati dal Signore. Quando prendono la cena del Signore, praticamente, in maniera indegna, molti si ammalano, altri muoiono. E come fa Dio? Il Dio li giudica, lì per lì. Così come giudicherà quelli quando tornerà. Certo, ma non è il giudicio. Così come la Chiesa non passerà per il giudicio del trono bianco. Dio giudica oggi, giudica ogni persona, se deve andare a vita eterna e non passare per il giudicio divino di Dio, oppure se deve andare in perdizione eterna in attesa del giudicio divino. I passi da te citati in Apocalisse non dimostrano, non parla del giudicio di Dio. Non ci sarà nessun giudicio inteso in quella maniera. Ovviamente egli è il re dei re, il giusto giudice, benedetto il santo nome del Signore. Il giudicio universale, gli unici, che andranno direttamente al lago di fuoco sono l'anticristo e il falso profeta. È l'unica eccezione, che non so manco se saranno giudicati, per dire, saranno presi da un angelo e scritto e gettati con questa bestia, con grande, sarà proprio gettato lì da proprio a fa. Rappresenta che sarà gettato con grande forza. Tutti gli altri non andranno nel lago di fuoco. Quelli che prenderanno il marchio del 666 non andranno nel lago di fuoco, andranno nell'inferno. Poi nella seconda risurrezione ci sarà il giudicio e andranno tutti nel lago di fuoco. Ma prima ci sarà il giudicio, anche perché Dio dovrà giudicare chi invece non ha preso il marchio, chi passa, diciamo, nel millennio, chi entra nel millennio. Certo, ma no, questo, tutti giudichiamo, ma non tutti siamo giudici.
Il giudizio universale è uno, prima non ce ne sono altri. Se poi tu non vuoi accettare questo, mi dispiace, ma stai, io dico proprio lì, stai proprio facendo dire alle scritture quello che non dicono. Proprio te lo contesto, ti voglio bene, sei un caro fratello, però a un certo punto io poi alzo le mani. O addirittura far passare la Chiesa per il giudizio. Ma quale giudizio? La Chiesa non passerà, passerà per il tribunale di Cristo. Seconda Corinti capitolo 5, perché poi altrove è scritto, badate di non perdere il premio, ma non è il giudizio. Il tribunale di Cristo è un'altra cosa. La Chiesa è scritto, non sarà giudicata, perché abbiamo la vita eterna, io credo in Cristo, sono o la vita eterna o la caparra dello Spirito Santo, non devo essere giudicato, non andrò a giudizio. Che significa questo? Che Dio ogni giorno non mi pesa le reni, non mi pesa il cuore, non giudica tutto quello che io faccio, così come io giudico quello che fanno gli altri, se è fatto bene, se è fatto male, se predicano il Vangelo correttamente, se non lo predicano correttamente, come giudico me stesso, il mio operato e così via discorrendo. Perché trovi un termine giudicare, tu pensi che sia la vera azione del giudizio di un tribunale vero e proprio? No. No, non è così. Se lo vuoi accettare, se non lo vuoi accettare, Dio ti benedica. Dio giudicherà in quel momento chi andrà, e ogni volta che qualcuno trapassa, giudicherà chi andrà a vita eterna e chi andrà all'inferno in attesa del giudizio finale. Esodo 15.26 dice: del tutto tu ubbidisci alla voce del Signore Dio tuo, fai ciò che gli piace, porgi le orecchie ai suoi comandamenti, osserva tutti i suoi statuti, io non ti metterò addosso nessuna delle infermità. Quindi lui giudica costantemente se tu fai questo, e se lui nel giudicare va a constatare che tu non lo fai, affinché io non ti metterò nessuna delle infermità le quali io ho messe sopra l'Egitto, perché io sono il Signore che ti guarisco di ogni male. Abbiamo appena letto in Prima Corinti, che ancora oggi, perché è scritto il Signore è lo stesso, ieri, oggi e in eterno, questo è scritto in Ebrei invece, Ebrei 13.8, è scritto che Gesù Cristo, il Signore, l'Eterno, è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Quindi come ieri metteva addosso delle infermità, allo stesso modo abbiamo letto in Prima Corinti 11.30 che molti sono infermi, malati, e altri muoiono, anzi parecchi muoiono. L'Apostolo Paolo addirittura, il Signore, aveva fatto sì che si ammalasse perché si stava inorgogliendo. Quindi Dio giudica tutto il tempo per vedere se appunto porgiamo orecchio ai suoi comandamenti e osserviamo tutti i suoi statuti, tutti. Egli giudica costantemente. Figuriamoci quando tornerà per la seconda volta, se non giudicherà. Ma non sta parlando dell'azione del giudizio, di un giudizio vero e proprio, come ci sarà. Infatti non andranno al lago di fuoco, nessuno tranne la bestia e il falso profeta andrà nel lago di fuoco, andranno nell'inferno in attesa del giudizio. È molto semplice, con tutto rispetto, questo è l'ABC della Bibbia, caro fratello. Quindi, quando Matteo, il passo da te citato, Matteo 25, allora, quando Matteo 25 dice appunto che egli separerà i capretti e le pecore alla destra, i capretti alla sinistra,
E quando usa uno di quei quattro termini che tu dici, si riferiscono sempre a un unico evento, qui quando dice, allora quando il Figlio dell'uomo sarà venuto nella sua gloria con tutti i santi angeli, allora egli separerà il trono della sua gloria. Tu dici, qua parla della seconda venuta. No, nella seconda venuta non ci sarà il giudizio. Tutte le genti saranno radunate davanti a lui, egli separerà gli uomini gli uni dagli altri come il pastore separa le pecore dai capretti. Qui parla del giudizio finale di Apocalisse, capitolo 20, verso 13. E utilizza uno di quei quattro termini. Quindi quando tu dici, no, io so che la Chiesa non passerà per la grande tribolazione, perché quando leggiamo questi quattro termini nell'originale, Epifania, Fanerò, Apocalisse, eccetera, 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 si riferisce sempre a un unico evento. Infatti anche qui troviamo che parla della seconda venuta. No, qui non parla della seconda venuta, perché la seconda venuta non ci sarà il giudizio di Dio. Quindi, con questo qui, uno, abbiamo dimostrato che Fanerò o Fanero, non mi ricordo come si dice, Apocalipsis, Ecomai e Epifania, non equivalgono a un unico momento. E quindi con questo non andate a dimostrare che la Chiesa passerà per la grande tribolazione. Così come non compare il termine Chiesa. Dal capitolo 4 in poi, tu dici non c'è la Chiesa. Intanto ti dico che il termine Chiesa nei primi tre capitoli dell'Apocalisse si concretizza 19 volte e la 20ª volta si concretizza nel capitolo 22. Quando riprende il discorso però dei primi tre capitoli, dopo il termine Chiesa non si trova più. Domanda, perché? Io ce l'ho il perché. Perché la Chiesa non passerà per la grande tribolazione. Usa altri termini, dici, benissimo, perché? I perché sono importanti nella parola di Dio. Ce l'hai un perché? Non usa il termine Chiesa? Perché sì. Perché sì, dimostri che non hai, che non potete dimostrare nulla. Egli verrà a giudicare i vivi e i morti. Ma i vivi li ha sempre giudicati, sempre. E continuerà a farlo, perché anche quando tornerà per la seconda volta ci saranno dei vivi. E questi vivi, alcuni dovranno entrare nel millennio, altri no. Quindi certo, Dio giudica tutto il tempo, ma non è il giudizio. Oggi Dio sta giudicando la Chiesa, Dio ti sta giudicando a me, sta giudicando a me, ma non è il giudizio, che c'entra questo? Il giudizio è solo uno, e qui sta parlando del giudizio di Apocalisse 20, verso 13, dimostrando che quei quattro termini, scusate, io parlo con franchezza, voglio un attimo, allora io, tu devi anche capire, voi dovete anche capire il carattere della persona. Io ho questo carattere impetuoso, no? Alcuni dicono, ah, tu non hai amore. Perché? Perché parlo con franchezza. Ma come puoi dire? Ci sono alcuni che te fanno il salamelec e poi quello che te farebbero, quello che te fanno. Non fondatevi su questo, Cioè, io parlo così, franco, impetuoso, quello che te pare. Ma non per questo mi puoi accusare di non avere amore. Anzi, il fatto stesso che penso di insegnare la verità. Allora, benedetto il santo nome del Signore. Quindi, l'Apocalisse è cronologica. L'Apocalisse è cronologica. Abbiamo prima i sette sigilli, poi abbiamo le sette trombe e poi abbiamo le sette coppe. Tu dici l'Apocalisse non è cronologica. No, l'Apocalisse è cronologica. Mi sembra che tu dica questo, Se ho sbagliato, perdonami, fammelo presente. Mi sembra che tu dica che l'Apocalisse non è cronologica. Allora, la Bibbia ti presenta prima sette sigilli, poi sette trombe
e poi 7 coppe. Se non fosse cronologica, allora ti presenta prima 7 sigilli, però non vengono prima i 7 sigilli, verrebbero prima le 7 coppe, ipotesi. E poi verrebbero le 7 trombe. No, però, no, prima verrebbero le 7 trombe, poi i 7 sigilli stanno all'inizio, ma vengono all'ultimo, e poi vengono, come? E poi c'è il primo sigillo, il secondo sigillo, il terzo sigillo. Sì, ma non è cronologica. Quando tu leggi del settimo sigillo, in verità quello è il primo sigillo, mentre invece il primo sigillo è l'ultimo sigillo, il terzo sigillo è il sesto sigillo, il sesto sigillo è il secondo sigillo e diventa una pagliacciata. Quando leggi l'Apocalisse, leggi in continuazione poi, dopo queste cose, poi, dopo queste cose vidi. No, fratello Giuseppe, l'Apocalisse è cronologica, che poi in queste cronologie Dio apra delle finestre e ti porta fuori dal tempo, dal contesto storico. Amen! Quindi, quello che io ti voglio dire è che l'Apocalisse, la grande tribolazione, che tu hai detto una cosa a dir poco agghiacciante, ovvero che la prima parte della grande tribolazione, i primi 3 anni e mezzo, sarà pace. No, lascia stare Apocalisse 6, quando inizia con quell'uomo che porta non la pace, porta la finta pace. Infatti nel capitolo 6, non mi ricordo il verso, non ha importanza, cercatelo, dice che morirà la quarta parte delle persone sulla terra, e nel capitolo 9 la terza parte. Se tu sommi la quarta parte e poi aggiungi la terza parte, conterai circa 3.750.000 morti solamente nella prima parte della grande tribolazione, che va dal capitolo 4-6 al capitolo 12, perché poi nel 13 inizia la seconda metà. Quindi solamente lì muoiono 3.750.000 persone, più se muoiono 3.750.000 persone in pochissimo tempo, tu pensi che questi non causeranno altri morti, sia per la causa che ha concretizzato quelle morti, sia per le cause che concretizzeranno questi morti, tipo le pestilenze? Ma non leggi nel capitolo 6 che non ci sarà più cibo, che ci saranno guerre, che le genti si ammasseranno le une con le altre? Ma quale pace? La seconda metà della grande tribolazione è particolare per il Signore, a parte per la catastrofe che sarà ancora maggiore, perché è lì che inizierà il grande mattatoio, se si può dire, nei confronti dei credenti. Dove tu vedi i 144.000, mi pare che stanno in Apocalisse 12, se non vado errato, dovrebbero stare Apocalisse 12, credo, fammelo un po' vedere, Apocalisse 12, no, allora è Apocalisse, no, ho sbagliato, Apocalisse 7 allora è, e mi sono sbagliato, mamma mia, dopo queste cose, eccoli qua, ho sbagliato, tu vedi i 144.000, eccoli qua, i 144.000 segnati da tutte le tribù. Poi, quando inizia la seconda metà della grande tribolazione nel capitolo 13, che lì vengono dati tutti i santi nelle mani dell'anticristo, nel capitolo 14 ritrovi 144.000 morti. Perché? 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 Molto lo faccio vedere perché. Ecco l'agnello che stava in piedi sul monte Sion. Qui il Signore ancora non è tornato, perché siamo nel capitolo 14. Quindi si trova ancora
che deve ritornare. E con lui erano questi 144.000 persone che avevano il suo nome, eccetera, e lo seguivano ovunque. Quindi questi moriranno tutti. Non date retta agli antitrinitari, ma qui non ce l'ho col fratello Giuseppe. Però sì, ce l'ho col fratello Giuseppe, che la Chiesa, l'Apocalisse cronologica, ed essendo cronologica, la prima parte della grande tribolazione sarà un mattatoio incredibile. E tu dici, no, perché tutti i cristiani sono tribolati. Io ti posso fare il nome di migliaia, per dire, di persone che io ho visto, che hanno vissuto il suo cristianesimo, sono stati perseguitati, sì, e tutto quanto, ma mai tribolati. Quindi far dire che tutti i cristiani sono tribolati, intendendo la grande tribolazione, unico giorno irrepetibile, poi farò un video sull'unico giorno e sui mille anni, significa non dire delle cose che no, non è così. Oggi ci sono, tu hai citato i tribolati di Tessalonicesi, pensa che volevo farlo anche io. Sì, i Tessalonicesi sono particolari, sono stati tribolati, tant'è che è scritto come gli ebrei simpatizzavano con loro in questo, ma i Corinti no. E ancora oggi tanti sono tribolati. Guarda quello che sta succedendo nel Messico, lasciamo stare. Quello che sta succedendo nel Messico, neanche in Siria, veramente neanche in Siria. Il Messico lasciamo stare. Mamma mia, Signore, preghiamo per il Messico a proposito. Ma qui, per esempio, qui c'è gente che vive tranquilla e muore. Quanti stanno, purtroppo, se ne stanno andando perché si invecchiano? I nostri cimiteri qua a Roma si stanno sempre via più. Eppure hanno vissuto una vita tranquilla e non sono stati tribolati. Intesa come la tribolazione della grande tribolazione. Perché questo è far passare la Chiesa per la grande tribolazione. E infine, riguardo al fatto che alcuni mi contestano, che ci saranno più risurrezioni, ma è normale. Le risurrezioni nella Bibbia sono due, la prima e la seconda, ma la prima è composta. È composta, per esempio, quelli che morì, ragionate, quelli che, mo qui non ce l'ho col fratello Giuseppe, non so come la pensa in questa cosa, quelli che moriranno durante il millennio e moriranno salvati perché si sono comportati bene, perché per quanto possano vivere tanto, non vivranno tutto il millennio, moriranno, quelli che moriranno, quando risorgeranno? Dovranno risorgere, ecco lì che ci sarà alla fine un'altra risurrezione. Quelli che finiranno il millennio, che non si solleveranno come l'arena del mare e che saranno fedeli invece al Signore e che non lo tradiranno, allora passeranno i cieli e la terra, il cielo e la terra. Questi che saranno in vita dovranno essere trasformati o no? È una sorta di risurrezione. Quando ci sarà il rapimento della Chiesa, anche i morti risorgeranno. Prima Corinti 15.23, qui te lo dice, ciascuno nel suo proprio ordine, perché Cristo, che è le primizie, nel suo avvenimento, e poi saranno vivificati, famo pure così, vediamole un po'. Coloro che sono di Cristo saranno risuscitati, quelli che sono di Cristo, Cristo le primizie, poi quelli che sono di Cristo alla sua venuta. Quindi risusciteranno quelli che sono di Cristo. Vogliamo vederne altri? Allora, vogliamo vedere prima Tessalonicesi 4? Prima Tessalonicesi 4 dice, perché noi vi diciamo questo per parola del Signore, che noi viventi, che saremo rimasti fino alla venuta del Signore, non andremo innanzi a coloro che dormono,
perché il Signore stesso, con acclamazione di conforto, con voce di arcangelo, con tromba di Dio, discenderà dal cielo e quelli che sono morti in Cristo risusciteranno prima. Poi noi viventi saremo rimasti, saremo insieme con loro rapiti nelle nuvole. Qui c'è il termine arpazo, c'è il termine rapiti. Quindi ecco qui un'altra, risusciteranno quelli che sono in Cristo. E non ci siamo dimenticati quelli dell'antico patto? Di quelli parla Daniele? Però le persone fanno un minestrone. Una cosa è certa, qui lo Spirito Santo sta parlando a qualcuno e qualcuno di noi due non parla per la bocca dello Spirito Santo. Benissimo, tu pensi che sei tu. Benissimo, benissimo, benissimo. Bene, quando Matteo 24:36 dice riguardo a quel giorno, a quell'ora, nessuno lo sa, neanche gli angeli del cielo lo sanno. Tu dici, no, noi lo sapremo. La scrittura dice che quel giorno e quell'ora nessuno lo saprà. No, perché è scritto che viene come un ladro, bravo, viene come un ladro per quelli del mondo, per noi non viene come un ladro, perché noi ogni giorno vegliamo e ogni giorno lo aspettiamo. Non può venire come un ladro per noi, perché io so che il Signore, il mio Redentore vive, in qualsiasi momento mi può portare via, o perché muoio, o perché suona la tromba, e non verrà mai, fin tanto io rimarrò per la grazia sua fedele, come un ladro. Quello è un altro discorso, ma riguardo a quel giorno e a quell'ora nessuno lo sa, neppur gli angeli del cielo. Quando il Signore tornerà per la seconda volta, tutti lo sapremo, perché come lo sapevano la prima venuta, leggi Daniele 9 dal 24 al 26 e il 27 parla della settimana Apocalisse, perché quelli che contorcono che non sei tu le scritture, che non capiscono niente, non vedono che nei capitoli precedenti c'era il Tempio. Poi il Tempio cessa di esistere, viene distrutto e nel capitolo 27 lo ritrovi. Ecco qui che è l'ultima settimana. Lasciamo stare. Bene. Ok, ho finito. Questo è stato il video. E vabbè, sì, mi rendo conto che ho un modo di... D'altronde siamo in arringa, non me potete fa una ringa tutto gnegnegnegne, già non è il mio carattere, più dopo fa gnegnegnegne e non ci riesco, fatemi essere un po' libero. No, perché alcuni, caro fratello Giuseppe, dicono, vedi, non ha amore, è il mio carattere e non sto peccando. Lo rendo pubblico, ecco, l'ho fatto in streaming privato, mo lo rendo pubblico. Ebbene sì, quindi spero non ci sia nessun errore, perché lo streaming, se non ti dà la possibilità poi di riascoltarti, un'ora e 18, mamma mia, pensavo 2 ore sarebbe durato, meno male, ho corsicchiato, eh? Bene, allora, fratello Giuseppe, io ti ho risposto, continuiamo così, gloria a Dio. E pian pianino, insomma, io rispondo a te, tu rispondi a me, o facendo il mio nome o senza fare il mio nome, ci mancherebbe, però si capisce e ci continuiamo a confrontare. Poi chi vivrà vedrà e gli altri ascolteranno, gloria a Dio, ascolteranno e valuteranno e poi basta, fine. Bene, una cosa è certa, la verità va predicata, va insegnata, questo vale per me e per te. E quindi è chiaro che io devo per forza predicare, insegnare e anche confrontarmi con chi reputo non lo faccia. E la stessa cosa per te, infatti è quello che stai facendo. Benissimo. Dio ti benedica. Io ti saluto nell'amore del Signore. Amen. Grazie. Saluto a tutti quanti i fratelli. Poi farò un video dove veramente andrò a spiegare ad alcuni che proprio non vogliono accettare o non vogliono comprendere,
che questa cosa qua invece è molto buona, perché vedete, poi dopo comincio a dire questo è così, questo non è così, poi aggiungi altre cose, poi dici che la Chiesa sarà giudicata, poi dici che il trono, che oltre al giudizio del trono bianco ci sono altri giudici. Invece no. Amen. Bene, con voi, come sempre, è stato Alessio Evangelisti. Grazie per essere stati qui con noi. Il Signore vi benedica. Se il Signore vorrà, ci si vedrà al prossimo videoprogramma. Shalom.